Eccoci qui al video che tutti stavate aspettando, il confronto tra le due Tracer. Da questa parte la nuovissima Tracer 29, quindi ruote da 29 davanti e dietro. Da questa parte la mia Intense Tracer 279, è una versione mallet della stessa bici praticamente. La taglia è la stessa, è una M, questa volta in colorazione nera, quella nuova. In questo video tratteremo proprio un confronto tra le due bici sui trail. Infatti ho fatto una giornata intera di cronometrate sia con una bici sia con l'altra. Ho fatto anche delle risalite sia con una che con l'altra. Praticamente è un back to back di confronto tra le due bici. Quindi più chiaro di così non potrà essere. Quindi vai con la sigla e ci vediamo dopo sui trail. Prima di andare subito sui trail volevo parlarvi dello sponsor di oggi, che è Oltrix. Oltrix è uno dei più grandi store online dove comprare oggetti per la bici, telai, sospensioni, prodotti per il running e per tutti gli sport outdoor che tanto amiamo e che tanto pratico. Mi ha mandato per questo video un set di attrezzi della Neat, ci sono 43 pezzi differenti. Mi è tornata super utile nel confronto tra le due bici, perché tra una discesa e l'altra dovevo cambiare i pedali, cambiare le manopole, perché volevo che le bici fossero più simili possibili. Quindi avere una cassetta così piccola con dentro tutti gli attrezzi necessari per fare dei piccoli aggiustamenti è stato comodissimo. Come vedete ci sono 43 attrezzi differenti, sono tantissimi, non li ho neanche usati tutti perché ce ne sono davvero di tutti i colori. Ok, chiudiamo questa e andiamo sui trail. Vi faccio vedere due sentieri che ho usato come test, uno è Oribago e un altro è Legnaia. Sono due sentieri leggermente diversi perché Oribago, come vedrete, è un po' più lungo e ha anche dei saliscendi in mezzo, quindi delle parti pedalate dove ho potuto testare al meglio la Intense Tracer 29. E invece Legnaia è un percorso molto più roccioso, quasi discesistico, anche se non è in realtà molto ripido, però molto molto scassato, dove invece ho potuto vedere se la Tracer 29 teneva il passo della mia mallet. Quindi andiamo sui trail e dopo torniamo qua per le conclusioni.
Allora, come avete visto dai tempi, le differenze ci sono, ma non sono così grandi. Le sensazioni infatti sono state ottime con entrambe le bici. Mi sono stupito di quanto è performante la Tracer 29. L'ho sentita molto performante in salita, però c'è da dire una cosa, che in questa bici ci sono montate delle gomme da enduro, quindi delle Exo, e le quali sono molto più scorrevoli nel pedalata, mentre invece nella mia mallet ci sono gomme da discesa e fanno tanta differenza soprattutto nel pedalato in salita sull'asfalto. Nei trail invece la sensazione era che mi trovavo un po' meglio sempre con la mallet, era più giocosa, più facile da indirizzare, da curvare, da piegare. Mi sono diciamo divertito un po' di più con la mallet. La Tracer 29 la sentivo veloce ma un po' più macchinosa. Il fatto di avere dei tempi molto molto vicini con la Tracer 29, infatti per esempio in Oribago c'è la differenza soltanto di un secondo, mi ha un po' stupito e devo dire che non mi aspettavo che questa 29 fosse così veloce, proprio venendo dalle mie sensazioni. Discorso un po' diverso invece sulle Gnaia, perché è un sentiero dove mi ci alleno un po' più spesso, soprattutto con la bici discesa, quindi le sensazioni che ho avuto con la Tracer 279, la mallet, sono state un po' più simili a quella da discesa, quindi una velocità maggiore soprattutto nei ponti scassati, perché potevo muovermi meglio e con più facilità sopra la bici. Però devo dire che quei pochi secondi che separano la 29-29 sono comunque accettabili, si parla di un percorso molto corto, quindi un po' più adatto a uno stile discesistico, quindi se ci fosse magari un pedalato in mezzo i tempi si avvicinerebbero magari, non lo so, chi lo sa. I montaggi delle bici sono leggermente diversi come vedete, però ho messo anche un ammortizzatore d'aria sulla mia mallet e devo dire che ha fatto paura comunque. Questo ammortizzatore è davvero performante e questo montaggio originale è davvero davvero performante. Devo dire che nel complesso mi sono trovato bene con entrambe le bici, quindi è molto importante che capiate voi qual è il vostro stile di guida e dove girate di solito. Mi sento di consigliare una bici un po' più giocosa e divertente perché gira tanto in bike park, o altri che magari hanno un piccolo lack sulle parti più tecniche, mi sento di consigliare di più la mallet. Per chi fa trick, freeride eccetera, questa è super consigliata, è super super divertente. Questa invece è un po' più all around perché, come ho detto, nel pedalato mi sono trovato molto bene e in discesa diciamo che non sta molto dietro alla mallet, quindi per chi ha paura di non trovare delle performance eccellenti anche con un 29-29 non abbiate paura, perché questa bici è estremamente performante. Grazie infine a Oltrix, questo negozio enorme con base in Francia ma vende in tutta Europa, per questa cassetta degli attrezzi e per aver sponsorizzato questo video. Fate un giro sul loro sito internet, vi lascio il link qua sotto in descrizione. E niente, io oggi andrò a girare di nuovo, però mi tocca decidere quale prendere, 29 o mallet. A voi qua sotto nei commenti. Yo!